Per un cristiano il bene non è mai banale. Perché da quando Cristo nel Getsemani tolse la spada dalle mani di Pietro, rispondere al male con il bene è l'unica arma che il Signore ha posto nelle mani dei Suoi fedeli. Il bene non è mai banale, anche se quando hai eretto pietra su pietra, con sacrifici e rinunce, la costruzione che pur deve servire a Dio, una raffica spezza ogni cosa. Può apparire questa una delle tante contraddizioni del cristianesimo, e racchiude invece una grande verità. La fatica val più dell'opera agli occhi di Dio. L'opera può farci inorgoglire, la fatica rimane il solo titolo davanti al Signore. Il cristiano, il testimone, il martire che ha scritto queste parole si chiamava Odoardo Focherini. Il beato Odoardo Focherini sta tornando nella sua piazza, la piazza di Carpi, e sta tornando perché i santi non sono solo lassù nel cielo, non sono stati dichiarati tali per rimanere nel cielo, ma i santi sono dichiarati tali perché devono, e di fatto lo sono, i compagni di vita degli uomini qui su questa terra. Ci troviamo nel corso principale della città di Carpi, in provincia di Modena, e di fronte a noi abbiamo la casa natale di Odoardo Focherini. Odoardo Focherini nacque nel 1907 qui da genitori di origine trentina. Il padre Tobia Focherini e la madre Maria Bertacchini abitavano qui fino alla morte prematura, quando Odoardo aveva 2 anni, della madre. Tobia si risposa con Teresa Merighi e vivrà in questa casa con altri fratelli. Al di sotto dell'abitazione vediamo un negozio in cui Tobia Focherini lavorava come venditore di armi e di vetri, e anche il giovane Odoardo, lasciati gli studi, si impiega come garzone di bottega. È proprio mamma Teresa, quando Odoardo ha appena 14 anni, ad aiutarlo a indirizzare la sua avventura umana sul sentiero della santità cristiana. Mamma Teresa lo porta in Duomo, a Carpi, per fargli incontrare Don Zeno Saltini. Siamo nel 1921. Focherini era cresciuto alla scuola di uomini e donne, come Zeno Saltini e sua sorella Mamma Nina, che avevano dato tutto per il bene dei più poveri e dei più deboli. E aveva imparato da loro questa virtù, la virtù dell'apertura del cuore, della generosità, dell'accoglienza verso tutti e della preoccupazione del futuro delle persone più deboli. L'uomo ha capacità e può, senz'altro può, trasformare l'umanità. È la sola cosa che può fare. È meglio di un medico. Lunedì 11 febbraio 1929. Il capo del governo italiano, Mussolini, e il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Gasparri, firmano nel Palazzo del Laterano gli accordi che pongono fine al dissidio tra il Regno d'Italia e la Santa Sede.
uno scontro durato 59 anni, dalla presa di Roma del 1870. È un evento salutato con grandi manifestazioni di giubilo in tutto il paese e che nelle intenzioni del regime doveva costituire l'avallo definitivo della Chiesa Cattolica al fascismo, dopo anni di convivenza conflittuale. Nel clero italiano, pur condividendo l'ostilità al bolscevismo, rimase forte il senso di diffidenza verso un movimento che vedeva la Chiesa come mero supporto al regime, svuotata del suo messaggio evangelico. In un rapporto della prefettura di Milano si leggeva: su 1270 sacerdoti della diocesi, solo 6 possono dirsi fascisti, 3 per convinzione e 3 per convenienza. La responsabilità di ciò veniva imputata all'ostilità dell'arcivescovo Schuster. Intanto, su impulso di Pio XI, si intensificava lo zelo dell'apostolato laicale, attraverso la fondazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con l'opera di aggregazione della gioventù femminile portata avanti da Armida Barelli e soprattutto con la capillare diffusione nelle parrocchie delle varie branche dell'azione cattolica, un'attività che finì per scontrarsi con la pretesa totalitaria del fascismo, in particolare circa l'educazione dei ragazzi. La tensione deflagrò nel 1931. Il 30 maggio venne decretato dal governo lo scioglimento delle organizzazioni giovanili dell'Azione Cattolica, pur riconosciute dall'articolo 43 del concordato di 2 anni prima. I circoli cattolici vennero assaltati e devastati, gli esponenti e organizzatori percossi e minacciati. La reazione di Pio XI culminò il 5 luglio con l'emanazione dell'enciclica Non abbiamo bisogno, redatta in italiano per evidenziare la sua opposizione alle intimidazioni fasciste. Un accordo si raggiunse solo a settembre, quando fu concesso all'Azione Cattolica di riaprire i circoli, ma solo per la formazione spirituale e religiosa. Non fu una pacificazione, ma una tregua instabile. Nel corso degli anni si ripeterono atti di violenza contro i giovani cattolici, come avvenne nel 1936 a Macerata al congresso nazionale della FUCI. Era presente anche l'assistente Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, che nei suoi diari testimoniò dell'assalto. L'atto che segnò l'insanabile avversione di Pio XI verso la dittatura fu l'alleanza di Mussolini con Hitler. Quando il Führer visiterà Roma nel maggio del 38, il Papa si ritirerà volontariamente a Castel Gandolfo e ordinerà di tenere chiusi i musei vaticani. Infine, alla promulgazione delle leggi razziali, pronunziò parole dure contro la persecuzione degli ebrei. Spiritualmente siamo tutti semiti, disse il Santo Padre. La vita dell'Azione Cattolica negli anni 30 fu sicuramente una vita problematica, come lo fu per l'intero paese. E tuttavia l'Azione Cattolica in quegli anni costituì un reale punto di riferimento alternativo al regime. Pur nelle difficoltà evidenti, nelle situazioni complicate del tempo, costituì un punto di riferimento alternativo per almeno 3 motivi che vorrei sottolineare. Il primo: fu un luogo di formazione delle persone, cioè un luogo in cui le persone impararono a crescere con linguaggi e modalità diverse rispetto al regime del tempo. Certo, con alcune commissioni in qualche momento, ma fondamentalmente costruendosi a partire da valori alternativi, da quei valori alternativi che vennero varie volte richiamati anche dal Papa stesso. Quindi formazione prima di tutto. E in secondo luogo testimonianza di vita, che per molti fu pagare con la vita, appunto, testimonianza di vita e capacità piano piano, anche nei piccoli gesti della vita quotidiana, di porre dei segni di inversione di tendenza. Terzo, una grande speranza che fu quella che portò nel tempo nuovo che venne alla possibilità di un cambiamento, e l'Azione Cattolica, come sappiamo, concorse all'elaborazione della Carta Costituzionale, concorse alla novità del secondo dopoguerra, alla ricostruzione del nostro paese. Quegli anni non sarebbero stati possibili senza quell'opera diffusa su tutto il territorio nazionale di formazione che l'Azione Cattolica nel periodo di Pio XI aveva posto in essere.
ci troviamo davanti alla casa in cui Odoardo Focherini e Maria Marchesi, sua sposa, nel 1930 cominciano la loro vita matrimoniale. In questa casa nascono i figli di Odoardo, almeno i primi, e che arrivano fino al numero di 7. È quindi una casa che richiama risate, giochi, in cui Odoardo torna alla sera dopo i molteplici impegni a livello ecclesiale, a livello lavorativo come assicuratore e anche a livello di giornalismo, prima come inviato locale dell'Avvenire d'Italia e poi come amministratore delegato. In questa casa ritrova sempre Maria, a cui è demandata l'educazione dei figli, e quindi Odoardo si sente sicuro perché sa di trovare in Maria una spalla certa per l'educazione cristiana dei figlioli. Agli inizi del Novecento l'informazione di matrice cattolica era segnata da una miriade di fogli e bollettini, espressioni di parrocchie e diocesi lungo lo stivale. Su tutti si segnalavano l'Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede, l'Italia, nato nel 1912 su iniziativa della diocesi di Milano, e l'Avvenire d'Italia. Quest'ultimo iniziò le pubblicazioni a Bologna il 1 novembre del 1896 col nome di L'Avvenire, grazie all'impulso di Giovanni Acquaderni, cofondatore dell'Azione Cattolica Italiana. Assunta nel 1902 la sua denominazione definitiva, L'Avvenire d'Italia divenne, nel corso dell'età giolittiana, il principale organo di informazione cattolica della penisola. Dopo la Prima Guerra Mondiale si distinse per le polemiche sia contro i moti socialisti che per l'avversione allo squadrismo fascista. In seguito all'avvento di Mussolini al potere e all'iniziale collaborazione al governo dei deputati del Partito Popolare, il giornale ebbe una linea più prudente. Ma nel marzo del 1923 l'allora direttore, Paolo Cappa, schierandosi a fianco di Don Sturzo contro la collaborazione col Duce, scriverà 3 editoriali antifascisti. Per questo sarà costretto dal regime alle dimissioni. Tra il 1925 e il 1926 iniziò lo stringente controllo della censura sulla stampa. Rimasero in vita solo 5 dei tanti quotidiani cattolici, tra questi l'Avvenire d'Italia. Dal dicembre 1927 iniziò la direzione di Raimondo Manzini. Primo compito, recuperare il favore dei lettori. Le copie vendute erano infatti bruscamente passate da 25.000 a 4.000. Secondo compito, farne un punto di riferimento per tutti i cristiani. Obiettivi raggiunti ridando centralità ai temi religiosi e alle cronache sull'operato del pontefice. Manzini rinnovò il gruppo dei collaboratori facendo scrivere sotto pseudonimo alcuni membri del disciolto Partito Popolare Italiano, come Gino Giordani ed Ernesto Vercesi. Prestigiose anche le firme per le pagine di cultura, da Pietro Bargellini a Carlo Bo al giovane Enzo Biagi. In quegli anni prese a collaborare anche Odoardo Focherini. La redazione si venne a costituire come un punto di riferimento per la creazione di quel pensiero antifascista cattolico che contribuirà in maniera fondamentale alla liberazione dell'Italia dalla dittatura. La politica dell'equilibrio e della ponderatezza, perseguita da Manzini, causò episodici assalti squadristi alla sede bolognese, pubblici falò delle edizioni ritenute eccessivamente eterodosse e minacce che la prefettura e la federazione fascista cittadina avanzarono periodicamente nei confronti della testata. Nel corso della stabilizzazione totalitaria, in politica estera l'Avvenire d'Italia si fece portavoce delle posizioni assunte dal Vaticano, culminate in una sostanziale presa di distanza dall'alleanza con il Reich nazista e dalla politica bellicista che avrebbe condotto al secondo conflitto mondiale. Attorno alla redazione iniziò a radunarsi il primo nucleo clandestino della Democrazia Cristiana Emiliana, che in seguito decise l'adesione del mondo cattolico bolognese alla lotta di liberazione. Alla sede dell'Avvenire d'Italia si iniziarono a tenere gli incontri con esponenti delle altre forze politiche del Comitato di Liberazione Nazionale. Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer, Karl Leisner, Monsignor Gabriel Piquet, Teresio Olivelli, sono tutti nomi insieme a quello di Odoardo Focherini che, pur essendo molto distanti per origini geografiche, per appartenenze etniche, costituiscono come la trama e l'ordito di un grande arazzo, che è quello della Chiesa che nel periodo della Seconda Guerra Mondiale si è preoccupata della libertà e della cura e della crescita delle coscienze di moltissime persone. Uomini e donne questi che hanno pagato con la loro vita, con il martirio, il costo della libertà della coscienza. Eroi inconsapevoli? Oppure testimoni volontari sempre in trincea, come dimostra lo stesso Focherini, il quale in una situazione
drammatica in un campo di concentramento come il sottocampo di Flossenbürg, si preoccupa della giornata del quotidiano cattolico, si preoccupa di come andrà a finire il giornale, si preoccupa dell'insieme dei collaboratori e nello stesso tempo in cui dice alla moglie: non ti preoccupare, sto bene. Odoardo diceva che la stampa cattolica per sua definizione è quasi sempre in perdita, e questo direi che lo possiamo ritrovare anche oggi. Lavorare per costruire con fatica uno spazio di libertà vera è molto complesso, si lavora senza forse fare i conti, senza badare al ritorno economico, perché c'è qualcosa più grande che entra in gioco. Odoardo dentro al giornale penso che impari anche a osservare la realtà mantenendo sempre i piedi ben piantati per terra, ben radicati dentro il mondo, dentro il suo mondo fatto dei congressi eucaristici, dei personaggi della città di Carpi, dei vescovi della diocesi, e impara a raccontarla, a leggerla però sempre alla luce del Vangelo, sempre con questo sguardo, uno sguardo libero, aperto e soprattutto sempre attento alle cose piccole, umili, ai piccoli e agli umili. Ecco, penso che tutta la storia della comunicazione nella nostra diocesi sia cresciuta dentro questo percorso, un percorso molto complicato, perché mantenersi aperti, mantenersi liberi anche dalle logiche dominanti, dalle logiche economiche oppure quelle che comunque dominano nei mezzi di comunicazione oggi, è molto complicato, richiede anche una formazione, una fede molto robusta. Ecco, credo proprio che Focherini ci possa aiutare in questo, a mantenerci liberi, aperti, ad allenarci oltre il nostro tornaconto economico, a leggere la realtà con gli occhi di Dio, sempre però ben piantati nel mondo, ben piantati in terra. Proseguendo lungo la via in cui era la casa di Odoardo e di Maria, ci troviamo di fronte alla sinagoga, il simbolo principale dell'antico ghetto che si trovava in via Giulio Rovighi e che ospitava gli ebrei che poi si trasferirono a Modena, dove c'era una fiorente comunità. Chissà quante volte Odoardo avrà attraversato questa strada, partendo da casa per occuparsi all'Avvenire d'Italia, oppure alle attività ecclesiali, o per andare a lavorare all'assicurazione di Modena. Attualmente la sinagoga ospita la Fondazione Fossoli, che si occupa della gestione dell'ex campo di concentramento omonimo e del Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale. Focherini apparentemente non si occupava di politica, ma quando scriveva, per esempio, sulla pace, ci metteva tutta la passione possibile. Pace non era una parola che il regime amava. Non si occupava di politica, ma nel suo ufficio, all'indomani della caduta del fascismo, cominciarono ad affluire i cattolici che volevano un cambiamento, Salizzoni, Dossetti, lo stesso Manzini, il quale giustamente si faceva forte del fatto di una coerenza interna di questo mondo cattolico maggioritario, bisogna ricordare, che non amava il regime, che però non poteva prendere le armi per combatterlo perché non era nella sua filosofia. Odoardo Focherini dunque si inserisce all'interno di questa rete di relazioni personali, rete coltivata da amicizie, da conoscenze, da scambi. Non a caso al capezzale di Focherini nel campo di concentramento di Erzbruck, il giorno della sua morte, il 27 dicembre del 1944, sarà proprio Teresio Olivelli,
che lui pure morirà martire, a raccogliere il testamento spirituale nel quale Focherini dichiara di morire per il ritorno della pace nel mondo, insieme che per l'azione cattolica, per la Chiesa, per la sua famiglia. Fu il suo direttore, il direttore dell'Avvenire d'Italia, Raimondo Manzini, ad affidargli l'incarico di aiutare i primi ebrei e lo fa perché riconosce in Edoardo Focherini capacità organizzative, una cura degli ultimi, dei poveri, riconosce in lui la capacità di creare delle relazioni di aiuto, di solidarietà, di fraternità. E quindi mi piace pensare che questa sua attività di salvataggio degli ebrei nasca e maturi anche all'interno del giornale, che è proprio un'occasione per allenarsi ad aprirsi agli altri, allenarsi a leggere quali sono le difficoltà e i bisogni e soprattutto anche diventare capaci di rispondere con quello che c'è, con i mezzi che ci sono, le relazioni che ci sono, mettendole in gioco in una maniera che sia utile per gli altri, possa essere a servizio vero degli altri. Primo settembre 1939, la Germania nazista invade la Polonia. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. All'alba, Pio XII accoglie la notizia in lacrime. Papa Pacelli è salito al soglio Petrino da 6 mesi, un periodo in cui ha cercato in tutti i modi di scongiurare diplomaticamente la catastrofe bellica. Famoso è il discorso radiofonico del 24 agosto 1939, in cui pronunciò una frase rimasta nella storia. Nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Cerca allora l'accordo con il re Vittorio Emanuele III perché almeno l'Italia non venga coinvolta, ma Mussolini, il 10 giugno 1940, rompe gli indugi. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Inizia quindi la grande opera di assistenza alle popolazioni sofferenti da parte della Chiesa. Allo scoppio delle ostilità, Pio XII organizzò subito nella Segreteria di Stato un ufficio informazioni per tutte le vittime di guerra. All'inizio vi lavoravano 2 persone, ma già dopo pochi mesi erano 16 e le domande di informazione più di 100 al giorno. Nel 1943 si contavano 600 dipendenti fissi. Quello che fu chiamato Archivio della Carità custodiva più di 4 milioni di schede, nomi di persone disperse e beneficate ovunque la Chiesa poteva arrivare. La Radio Vaticana inizialmente dedicò alle comunicazioni tra famiglie e soldati 1 o 2 trasmissioni a settimana. Nel 1944 divennero 63 le edizioni settimanali. Enorme fu la vicinanza spirituale che Pio XII mostrò alla popolazione di Roma all'indomani dei bombardamenti sulla capitale del luglio del 43. Fu l'unica autorità a recarsi in mezzo alla gente sofferente per consolare, pregare e benedire. Al ritorno in Vaticano la sua veste bianca era rossa del sangue delle vittime. Il soccorso fu pure materiale, sempre più necessario, tanto che nell'inverno del 43-44 il Vaticano distribuiva 100.000 minestre al giorno nella sola Roma. Il Papa spalancò anche le porte di Castel Gandolfo per accogliere 15.000 rifugiati rimasti senza riparo. Numerosi ricercati dalle milizie nazifasciste furono nascosti nella canonica di San Pietro e nelle basiliche pontificie, mentre per garantire salvacondotti gli arruolamenti della Guardia Palatina in Vaticano passano da 400 a 4.000. Cruciale fu anche l'aiuto che tanti laici e sacerdoti portarono agli ebrei perseguitati. Tra i molti episodi luminosi ricordiamo le suore delle scuole di Assisi che ospitarono, mischiati agli altri, bambini ebrei, o i 4.000 semiti nascosti in 155 istituti religiosi di Roma. I casi più noti sono probabilmente quello di Monsignor Angelo Rotta tra Bulgaria e Ungheria e Monsignor Angelo Roncalli, futuro Giovanni XXIII a Istanbul, l'opera dei quali permise di salvare dallo sterminio decine di migliaia di uomini, donne e bambini e farli fuggire in Palestina. Thank you.
Odoardo, la mattina dell'11 marzo, era un sabato, esce di casa da Mirandola, dove vive con la famiglia da quando è scoppiata la guerra. Si reca a Carpi perché deve portare dei documenti falsi. Viene arrestato da concittadini carpigiani e fascisti. Odoardo entra a Bologna il 13 marzo, ma i mesi passano e qui non cambia niente. Odoardo subisce un interrogatorio di cui sottolinea il tono anticattolico. La Via Crucis di Odoardo Focherini inizia l'11 marzo del 1944, quando viene arrestato nell'ospedale di Carpi mentre prestava assistenza a un ebreo perseguitato. Per 9 mesi la sua passione avrà come tappe il carcere di Bologna, i campi di concentramento di Fossoli, Gries, Flossenbürg, Hersbruck. Perché gli è stato fatto così tanto male? La Chiesa ne è sicura, per odio alla fede cristiana. E come ha risposto Odoardo al male che gli veniva ingiustamente inflitto? Anche in questo la Chiesa è sicura, accettando la sofferenza per amore di Cristo, sopportando con pazienza le offese subite, rimanendo fedele alla sua vita di preghiera e cercando consolazione nella fede, così da rafforzare anche la fede degli altri, e come Cristo, sapendo perdonare chi alzava la mano contro di lui. Anche per un cristiano il bene non è mai scontato. Per questo, per un cristiano, il bene non è mai banale. Odoardo appunto conosceva la realtà di Fossoli per aver aiutato delle persone prima, quindi ha un'idea di che cosa possa essere. Poi, avendo aiutato anche degli ebrei polacchi, sa che cosa sta avvenendo in Europa. Qui incontrerà personaggi significativi come Don Paolo Ligieri, come l'ingegner Carlo Bianchi, come altri che purtroppo qui a pochi chilometri da Fossoli perderanno la vita, e incontra anche Teresio Livelli, a cui salverà la vita all'interno di questo campo. Incontra anche Franco Varini, un giovane arrivato qui quasi per caso, e prenderà Franco un po' sotto la sua ala protettiva e lo considererà come un figlio. Va detto con chiarezza che militiamo su due sponde opposte. Mi spiego, l'idea di Edoardo è molto lontana dalla mia, ma io lo amo e lo amerò sempre. Alle 8 di sera Badoglio, dell'8 settembre 1943, annuncia che l'Italia è uscita dalla guerra. Io rimango. Per due ragioni fondamentali. La prima, perché casa mia è diventata un deposito di armi. La seconda, perché sono innamorata alla follia di una donna che ha 29 anni, che purtroppo esercitava il mestiere ma l'amavo. Rimango lì. Vado a cercare immediatamente un lavoro. Sono a lavorare in un bar di Porta d'Azeglio, lavorare per modo di dire. Scendo ad aiutare per darmi l'impressione di essere a lavorare, gli altri se ne sono andati, sono solo. Cosa faccio? Nel pomeriggio, primo pomeriggio, se mi sento chiamare, esco, mani alzate in tutto il locale, la Brigata Nera. Vengo arrestato e portato a disposizione dell'SS. 3 giorni di interrogatori che mi hanno veramente aiutato, perché sono irriconoscibili. Dopo 3 giorni nessuno mi avrebbe riconosciuto. Il giorno dopo parto, arrivo a Fossoli e qui, tra le altre persone, incontro un personaggio che tutte le sere si metteva nella sua baracca, che poi diventerà anche la mia, diceva rosario. Io devo dire la verità, non ho molta dimestichezza con rosario. Aveva le caratteristiche addirittura di un sacerdote. Però avverto che è un uomo buono che comincia a chiamarmi Topolino, mi battezza Topolino a Fossoli e quel Topolino mi rimarrà dietro fino alla fine dei miei giorni. Tenete presente che a Fossoli, il giorno che sono entrato io, mi spiego, 12 luglio 1944, a Cibeno, nel poligono di Tiro, hanno fucilato 67 persone. Da lì ci portano 5 agosto, giorno del mio 18° compleanno, trasferimento a Bolzano, Gries. Con Edoardo siamo andati a finire a Flossenbürg, lì siamo rimasti circa un mese assieme. Era un campo chiamato, a Norimberga l'hanno definito, la fabbrica della morte. In quel campo, dove Edoardo ha fatto l'ultima parte della sua vita, poi l'hanno trasferito a Innsbruck, dove è morto, pare addirittura per difendere un altro
dopo non c'ero, non lo so, però tutti hanno sempre detto che si fosse portato davanti a un deportato preso a calci, è morto là. Pensate, quest'uomo che a casa aveva figli era accusato di aver fatto espatriare, ed è la verità, 110 ebrei, ha mantenuto per un mese dentro quella baracca Teresio Livelli, non solo nascondendolo, ma dandogli da mangiare. Tu ne hai già tanti, vai a difendere uno condannato a morte e lo mantieni in vita. Ecco, questo è Odoardo. Sono le lettere di Odoardo Focherini dalla prigionia e dai campi di concentramento. E quasi tutte clandestine, in cui Odoardo comunica con i collaboratori del giornale, in particolare con l'amico Umberto Sacchetti e con la famiglia, soprattutto la moglie, ma anche i genitori, in alcuni casi anche addirittura i figli. Le lettere clandestine, che ripeto sono la maggioranza, sono uscite con vari mezzi, da Bologna attraverso corrieri, quindi secondini interni al carcere che si facevano pagare per il servizio, da Fossoli attraverso amici, perché Focherini, essendo di Carpi, poteva contare su una rete di solidarietà di un certo tipo che non si faceva pagare. Si è ingegnato, diciamo così, e spediva una cartolina con il nome di uno, una cartolina con una lettera con il nome di un altro, più volte cambiando la grafia, quindi una volta scrivendo come se fosse quasi un analfabeta, un'altra volta scrivendo, questo ai bambini in particolare, una lettera con la grafia di un bambino e cambiando spesso il mittente. Si può notare i dentini in alto di questa lettera qua. Questo è uno strappo di carta igienica. Le lettere riflettono in modo particolare lo stato d'animo di Focherini. Focherini si lascia andare molto di più con l'amico Umberto Sacchetti, magari anche a qualche momento di sconforto e di sfogo. In compenso alla moglie dà la carica. Stai tranquilla, sono sereno, tranquillo e fiducioso. Questo sacrificio, che è più tuo che mio, dice, verrà dato in benedizione ai nostri bambini, sarà per i nostri bambini. È una testimonianza di fede cristiana effettivamente molto molto forte ed esemplare. Odoardo, dopo aver vissuto una breve vita, una breve esistenza a Carpi, sta per ritornare perché la sua opera, la sua missione continua. E oggi Carpi, come al tempo in cui è vissuto, ha bisogno di lui. E ha bisogno di lui per alcune ragioni, a mio avviso, fondamentali. Innanzitutto perché ci ricorda una verità fondamentale che appartiene a ogni discepolo di Cristo e quindi alla Chiesa. La Chiesa cresce, la Chiesa trova la sua ragione, diciamo così, più profonda nel essere partecipe di quella che è stato il destino stesso di Cristo. E quindi ci richiama profondamente alla necessità di una testimonianza di vita, ma una testimonianza di vita che deve giungere, raggiungere tutte le situazioni della vita. Odoardo Focherini ci ricorda che ognuno di noi è chiamato non a subire la vita, ma è chiamato a vivere in profondità questo immenso dono che ci è stato dato e che oggi è così profondamente svilito e svalutato. Mi piace molto quindi a questo riguardo sottolineare un'espressione che mi sembra che si addica molto bene a Odoardo Focherini, un'espressione del Papa Francesco, il quale ci ricorda: meglio una chiesa ammaccata che una chiesa malata. Ecco, e Odoardo mi sembra che diventi proprio un testimone in questo senso, non ha avuto paura di sporcarsi le mani, ecco, anche sapendo che andava incontro a rischi, a volte anche di non essere compreso, a volte di non essere capito all'interno della stessa comunità cristiana, ma non per questo, ecco, ha rinunciato ad essere profezia nel mondo, che poi in fondo è la missione di ogni cristiano. Ecco, è finita. Se dovrà tacere la penna, nessuno e niente imporrà alla preghiera e ai cuori di tenerci sempre in più che affettuosa comunicazione. E oltretutto, e oltre tutti, saremo sempre più uniti. E di questa certezza sono lieto tanto, anche se poca cosa
nel confronto di ciò che vorremmo e con immutata fede attendiamo. Ripeto a Dio l'offerta di tutto in favore tuo e dei piccoli, nella speranza di tutti potervi riabbracciare al più presto, fidente nella corona di angeli custodi che proteggerà tutti. Certo che l'offerta non sarà fatta invano. La fede ti conforti, guidi e sorregga. Il ricordo delle ore più belle ti sia vicino. Il calore immenso del mio affetto ti riscaldi, ti accompagni e ti sorregga il mio amore. La mia gratitudine è immensa. Il pensiero del sereno non ti abbandoni mai e ci accompagni in ogni momento. Il Signore è con noi e noi fidiamo di Lui.